Nel Carenzonico, un museo di 700 a Venezia, è conservato un dipinto molto particolare. Il quadro raffigura un rinoceronte esposto alla curiosità del pubblico. I suoi dimensioni non sono grandi, 52 cm x 50. Il dipinto però è dotato di cartiglio appeso sul muro a destra con un'iscrizione: vero ritratto di un rinoceronte condotto in Venezia l'anno 1751, fatto per mano di Pietro Longhi per commissione del Giovanni Grimaldi del Salvi, patrizio veneto. Dal XVI secolo in Europa non arrivava un rinoceronte vivo. Questo rinoceronte era il primo ed è stato raffigurato a Verona, Parigi e addirittura Norimberga ed è a Venezia. Il suo attore è stato appunto Pietro Longhi. Pittore nasce a Venezia nel 1702 e morì sempre a Venezia nel 1785. Longhi resta noto per le scene di vita veneziana, colta per le strade, negli interni ed abitazioni, eseguite in gran numero e sempre nelle ridotte dimensioni. Pietro Longhi era il figlio di un altro pittore della carriera poco felice. Le sue scene storiche e religiose erano assai criticate, e allora il padre di Longhi trovò la sua strada nella raffigurazione di scene della vita umana. Pietro Longhi ha deciso di seguire la sua strada e si era perfezionato frequentando l'ambiente bolognese. Troviamo nelle sue opere più antiche un stretto rapporto con la scuola di Bologna, che lo ha influenzato profondamente, e in particolare è stato Giuseppe Maria Crespi il pittore che Pietro ha seguito. Pietro trasse da Crespi i particolari delle figure con le scenette, i pastorelli, di cui esistono esempi molto belli. In seguito Longhi è passato a scene più figure, probabilmente sotto l'influenza di Ceruti, che dipingeva scene appunto con più figure. Non da escludere anche l'influenza di altri artisti della scuola bolognese. I temi dei Longhi sono tratti dalla vita comune che avveniva nelle strade, e il caso del nostro rinoceronte, o nella vita privata, l'interno. Abbiamo anche una serie straordinaria di quadri che raffigurano alcuni mestieri. Particolarmente interessanti sono le scene che tratteggiano la vita dell'aristocrazia veneta, l'ora del caffè, il ricevimento della signora, la lezione di ballo, narrati con estrema vivacità. Oltre alla tela, abbiamo qualche esempio di lavoro sul rame. La particolarità di questa tecnica era nel fatto che i colori non si alternavano con il passare degli anni, e per i colori di Longhi questo era importante perché avevano ricchissime sfumature, erano molto delicati, ricordavano la gamma francese. Pietro Longhi è un grande pittore di livello europeo. Di questo ci si accorge guardando i suoi dettagli, apparentemente superficiali. Nei suoi soggetti esiste una notevole vena ironica, la quale mette a fuoco la leggerezza e la mancanza di impegni dell'aristocrazia che lui immortalava. Il ritratto di una classe, la quale non si accorge affatto che la sua ora sta per scoccare. Accade nel 1797, con la fine della Repubblica Veneta. Le scene di Pietro, anche se ispirate dal vivo, sono eseguite dietro un'accurata preparazione. Conferma di questo riceviamo da una grande quantità di disegni preparatori, molti dei quali corrispondono a dettagli anche minimi che ritroviamo nei quadri. Anche se opera a soggetto sacro, non era il suo ambito, abbiamo una serie di tele a soggetto, fra cui molto importante è quella dei Sette Sacramenti, derivata da un'analoga serie fatta da Crespi a Bologna.
Dei ritratti restano pochi esemplari, alcuni di piccolissime dimensioni su rame, altri più grandi su tela. La produzione di Pietro Longhi probabilmente non uscì mai dai confini della Repubblica Veneta. I suoi quadri sono sempre tornati a Venezia. Fu dunque un pittore locale, ma questo non significa che la sua pittura era provinciale. Longhi era un artista di respiro europeo, un maggiore rappresentante del venticello illuminista che aspirava e circolava tra i maestri più aggiornati dell'epoca.